Vorrei dire questo, ma non lo dico, perché stiamo ripetendo prestazioni fotocopia. Facciamo bene la prima parte, creiamo, sbagliamo, secondo tempo, dopo 2 o 3 minuti pigliamo sempre gol e da lì è finita la nostra partita. Cominciamo a buttare palla lunga, a fare tutto il contrario di quello che era stato fatto per 45 minuti, dove penso che venendo alla partita di oggi abbiamo creato veramente tantissime occasioni da gol, al di là del rigore. Non concretizzate, le abbiamo concesso una ripartenza importante a loro e alla prima del secondo tempo, come spesso accade purtroppo, è il gol. E usciamo sconfitti meritatamente, perché non si possono ripetere sistematicamente questi errori. Sempre all'inizio del secondo tempo, malgrado che vengano richiamati tutto, non si può. Soprattutto non è il gol, è il dopo. Si smette di giocare a pallone e così non va bene. Se si gioca per 45 minuti, non vedo perché non si possa giocare dopo, continuare a giocare. Invece subentra paura, tensione, si comincia a buttare la palla lunga, quindi a scaricare la palla sul davanti. Quello che succede, succede. E questa è la cosa più negativa di tutto, al di là del risultato, chiaramente, che è quello che fa male per la classifica. Le ripeto, se vogliamo parlare di equilibrio, quello visto nel primo tempo, penso ci fosse una squadra equilibrata. Poi quando si butta la palla lunga dalla difesa, c'è un buco in mezzo, perdiamo equilibrio, perdiamo tutto, perdiamo gioco, non è equilibrio. L'equilibrio lo perdi a livello mentale, quando non riesci più a dare continuità di prestazione, quando subisci gol. E lì perdiamo l'equilibrio mentale più che quello in campo, che dopo diventa una conseguenza. Secondo tempo è stato così. Devo dire. Ma guardi questo suo, che c'è. No, perché No, se no, no, parliamo no, con no, la Ferrari, parliamo con il Crotone. c'è un po' di sorriso, Veramente dobbiamo è una parlare. cosa, seria, non è quello che può sembrare una battuta. E io l'ho detto, giocare in casa. E davanti a questi tifosi che ancora una volta ci hanno eccitato per 90 minuti e non fa risultato è una tristezza. E ci rimangono 6 punti da fare, 7 punti da fare per la salvezza. Quindi dobbiamo veramente avere quella capacità mentale proprio di recuperare questa partita. Perché qui ci vuole adesso capacità mentale veramente di saper reagire.